dottoressa Valentina Pecora, il suo intervento è dedicato ai bambini, lei è dell'ospedale Bambin Gesù. Venendo abbiamo visto in coda molte famiglie, naturalmente questo evento richiama famiglie e molte famiglie hanno bambini affetti da questa malattia, dalla celiachia. Che numeri ci sono in merito? Nella popolazione pediatrica bisogna distinguere molto, cioè nel senso che il bambino che viene alla nostra attenzione con una storia di reazione avversa, in questo caso al grano, poi deve fare tutto un iter diagnostico in merito a questa reazione che lamenta in anamnesi, per cui dovrà fare tutto un esame allergologico per escludere comunque sia un'eventuale allergia, quindi un meccanismo immunologicamente mediato alla base della reazione da lui riportato, dopodiché dovrà effettuare comunque sia uno screening per la celiachia, perché comunque deve essere esclusa anche la patologia celiaca. In secondo poi esiste comunque una sfumatura tra le due, diciamo, patologie, che è quella denominata gluten sensitivity, cioè il soggetto pediatrico o adulto che sia, che comunque effettua un challenge orale con il glutine in questione, con reattività, quindi con lo scatenamento di disturbi gastrointestinali conseguenti all'ingestione, che però non è incluso né nella parte allergologica, quindi non è stato diagnosticato un meccanismo immunologicamente mediato, né però in ambito della malattia celiaca, perché non sono stati dimostrati gli anticorpi nei riguardi appunto del glutine. La percentuale dei bambini che hanno un'allergia alimentare nei confronti del glutine è inferiore all'1%, quindi stiamo parlando di 0,5% della popolazione pediatrica. La malattia celiaca riguarda comunque una popolazione più elevata, quindi stiamo parlando dell'1-2%, però appunto i bambini devono seguire un iter diagnostico ben accurato prima di porre diagnosi o della malattia celiaca o appunto di un eventuale meccanismo immunologicamente mediato alla base del disturbo. L'ospedale pediatrico Bambino Gesù ha dei hospital appositi, quindi comunque sia il bambino viene seguito sia da un punto di vista allergologico che gastroenterologico per arrivare il prima possibile a una diagnosi certa. Quali genitori devono, come dire, allertarsi, quindi quali sintomi devono captare, quindi poter pensare di iniziare questo percorso? Allora, diciamo che sicuramente disturbi gastrointestinali conseguenti all'ingestione degli alimenti farinacei in generale, ma anche per esempio anemia, perdita di peso, calo ponderale, che possono, diciamo, far presagire a una patologia sottostante appunto di questo genere. E una celiachia non curata, ma non presa, non considerata, quindi in un bambino, che danni può provocare a lungo termine, diciamo? Diciamo problematica a livello proprio della mucosa gastrica, quindi malassorbimento, carenze, diciamo, alimentari, proprio per un mancato assorbimento dei complessi importanti per la crescita del bambino stesso, una diminuzione degli indici di crescita, quindi il bambino non cresce adeguatamente, quindi sia da un punto di vista di peso corporeo che di statura. E come si può sopperire a questo? Quindi i genitori anche vengono aiutati in questo, anche nell'alimentazione, quindi ci sono dei suggerimenti per poter, come dire, sopperire a questo? Sì, diciamo che poi il bambino inizierà un'alimentazione, un regime alimentare consono, in cui verrà eliminato in questo caso il glutine o comunque sia il grano, in modo tale da poi determinare una normalizzazione della mucosa e quindi poi una crescita normale dell'individuo stesso. Quindi, diciamo, una vita, si prospetta una vita comunque normale? Sì, assolutamente sì. L'aspetto psicologico in questo, anche nei bambini, perché ne parlavamo per gli adulti, però per i più piccoli? Diciamo che l'aspetto psicologico, i bambini devono essere seguiti, ma questo riguarda anche i bambini che hanno allergie polialimentari, perché comunque nell'arco della loro vita dovranno stare attenti a evitare alimenti specifici, quindi in ogni caso solitamente questi sono bambini molto responsabili a dispetto di quello che si pensa, quindi comunque sia sono molto attenti, non mangiano nulla se non sanno per certo che è safe per loro.